Salve a tutti ragazzi e bentornati su GamesEater. Dunque, innanzitutto scusate per l'assenza dell'ultimo periodo, ma come vi dicevo nel primo video su Doom, ho problemi con il computer, non posso portarlo in assistenza per la situazione che c'è. A dire il vero, ultimamente ho avuto anche problemi con la linea, anzi, ditemi se anche voi, io ho la TIM, la fibra ottica della TIM, e ultimamente ho problemi anche a guardarmi i film in streaming, su Netflix, no, che so, streaming preso da siti strani, no, su Netflix mi dà problemi. Non capisco perché, fatemi sapere se anche voi avete problemi con la linea. Comunque, per fortuna sono riuscito a mettermi d'accordo con un amico che appunto è bravo in informatica. E in questi giorni, non si sa bene quando, ma in questi giorni dovrebbe appunto passare per aiutarmi, per dare una formattata, una sistemata, per reinstallare i driver. Perché io ce li ho i driver, tutte cose originali, ma sono una capra totale quando si tratta di computer, dunque. Meglio che lo faccio fare a un esperto prima che faccio più danno, perché di solito quando provo a fare qualcosa faccio più danno di prima. Per fortuna però mi restava un bel pezzo di registrazione dal secondo episodio, che appunto l'avevo registrato troppo lungo come al solito, quindi sono riuscito a montare un altro episodio, così nel frattempo, nell'attesa che appunto riesca a sistemare il computer, almeno pubblico questo episodio, anche se sono in effetti più di una settimana adesso che non pubblico. Mi dispiace, ma purtroppo è andata così. Vedrò di recuperare. Come sempre, nonostante la brutta situazione, mi auguro che stiate bene. Qui in casa da me, per fortuna, stiamo tutti bene. Finché c'è la salute, quello è l'importante. E mi auguro appunto lo stesso per voi. Ma adesso bando alle ciance e vediamo di distrarci facendo a pezzi qualche demone. Ok, mettiamo qui la batteria che abbiamo trovato, attiviamo il cannone a spalla del Mac. Entriamo nuovamente nelle budella di quel demone. Ed eccoci nuovamente nelle viscere dello schiavo titano, del Thrall. Potrei pure fare il culo da qua in questo modo, ma siccome sono un signore non lo faccio. Sta cosa. Ehi! Ah, là sotto, va bene. Ecco, abbiamo beccato la chiave. Benissimo. Mi sa che c'è un evento qui dentro. Sì, mi sa che è un evento. Succederà un macello. Stiamo attenti. Ok, vai. Abbiamo un tempo, mi sa, qua. Cioè, non lo so perché in effetti non c'è il tempo, però... Che cazzo, ragazzi, un attimo di pace. Ma quanti siete? Pensavo di avere granate o qualcosa, invece non avevo niente. Non so in che cosa consiste questo evento, ragazzi.
Forse si fazzista per farmi rompere il culo da tipo 800 persone. Che cazzo è sto coso? Cazzo ragazzi, a puzza infinita. Muori. Non so come scappare via, aiutatemi. Un'altra vita ho trovato. Cioè avevo un'altra vita, l'ho sprecate tutte stando qua, porca troia. Sono sti cosi. Ma saranno munizioni capaci. Via. Ma smettetela di fare i pazzi, ragazzi. Sono morto, raga. Ho perso tutte le vite extra che avevo. Che cazzo era sta cosa? Non ho capito. Mi hanno buttato in un'arena insieme a nemici infiniti. Come li dovevo ammazzare all'infinito? Potrei riprovare, ma se non ci sono riuscito prima con due vite extra, come ci devo riuscire adesso? Va bene, ci riprovo. Se mi dicessero cosa devo fare. Oh merda. Mi sto impanicando, ve lo ammetto ragazzi, non riesco più a giocare bene perché sono così tanti che non capisco niente. Voglio morire di nuovo. Thank you.
siamo vicini, può essere. No, non ci siamo vicini, continuano a respawnare all'infinito. Io sto solo cercando di non morire. Raga, forse non lo so, forse non ha senso questo coso. Beh, magari è solo un posto dove scannarsi all'infinito con i demoni. Non lo so, perché i programmatori di Doom sono capaci di fare una cosa del genere. Però si è calmata la situazione, mi pare. Forse ne rimangono pochi. Ce l'ho fatta. Ragazzi, è stata davvero dura. Chiave Empirea. Non so cosa ho fatto, ragazzi, ma la corruzione demoniaca là sopra si è proprio diventata tutta verde appena ho finito questo coso. Ho fatto qualcosa di davvero importante, evidentemente. Cioè, mi sono scannato di brutto stavolta con i demoni. E a Ultra Violence questo pezzettino non è stato affatto facile per le mie capacità. No, un segretuccio. Che cacco Demon. Dai. Ci sono sensori di movimento e artiglieria ovunque. Cannoni dei mech, delle sentinelle, spettacolari. E abbiamo... Vi avevo detto di lasciarmi qui. Praticore. Questo è il mio posto. Non avrai pace salvando la tua gente. Il tuo fardello sarà solo più gravoso. Chi è questo? E tenti pure di sconfiggere la Carmiker. Adesso è il momento che la tua gente faccia ammenda, come ha già fatto la mia. Ascolta, Slayer. Quando il suo cuore si fermerà e la sua anima riposerà in pace, lo farà anche la mia. Magari capissi di che cazzo stanno parlando. E dire che io me li sono giocati tutti i Doom. Evidentemente, quando mi sono giocato il precedente capitolo, non mi sono letto bene gli elementi di lore. Vedete, qua c'è un'altra arma in quel modo, tipo il crucibolo, il crogiolo che vedevamo alla fine del precedente capitolo. Un'arma potentissima a energia. Penso che la prenderemo noi una spada di questa in questo capitolo. Il traditore, ok. Dopo anni di prolungata guerra contro la minaccia demoniaca che invadeva il suo mondo, Argent Nur lanciò un attacco interdimensionale inviando i suoi più grandi guerrieri nel cuore stesso dell'inferno. Argent Nur era la capitale del paradiso, se non mi ricordo, delle sentinelle comunque, se non mi ricordo male. Sì, delle sentinelle. Inviando i suoi più grandi guerrieri nel cuore stesso dell'inferno. Nonostante l'addestramento e la preparazione, il loro onore fu rovinato dall'inganno. Perché la corruzione demoniaca funziona così: ti entra dentro. Più sei debole, più ti corrompe velocemente e ti fa diventare uno di quei demoni posseduti. Più sei forte, più resisti. Però la forza ha un limite, prima o poi vieni corrotto. Soltanto lo Slayer non è mai stato corrotto. Nonostante l'addestramento e la preparazione, il loro onore fu rovinato dall'inganno. Un altro tradimento ai massimi vertici del comando lasciò i guerrieri più coraggiosi di Argent Nur da soli e sparpagliati nell'inferno.
ma di queste ultime sentinelle della notte soltanto una rimase all'inferno per scelta. Traditore degli Argenta, si trattava del comandante Valen, che consegnò le chiavi del sepolcro elementale in cambio della resurrezione di suo figlio. Ah, questa è la sentinella traditrice di cui si parlava nella lore. Perseguitato da visioni demoniache, era tormentato dalle immagini dell'esistenza torturata del figlio e spinto alla pazzia dai sussurri sobillatori dei demoni. In un momento di debolezza cadde nell'inganno dei demoni, segnando il destino di Argent Drur e condannando alla rovina il regno che aveva giurato di proteggere con la vita. Per questo suo sacrilegio, Valen scelse l'esilio all'inferno. Ah, ecco perché è qua. Questa è la sentinella traditrice. I demoni avevano preso suo figlio e l'hanno corrotto, l'hanno fatto diventare l'Icon of Demon, se non mi sbaglio. Ragazzi, guardatevi il video di David Doom, veramente bravo, ci ha fatto un bel lavoro per mettere insieme tutta la lore di Doom. Sto cercando un po' di munizioni, ma non sembra come l'esplorazione abbiamo completato, il combattimento. Troverai i sacerdoti superstiti attivando il localizzatore celestiale. Ah, il Golden Globe era questa cosa qui. Il secondo sacerdote è in una regione della Terra a nord. Procedo a calibrare il portale. La struttura ha diverse aree bloccate per dei limiti energetici. Appena l'energia verrà ripristinata, sarà in grado di accedere all'intera nave. Sì, come mi diceva, infatti, ok, quindi infatti adesso abbiamo un nuovo accesso aperto della nave, vedete? Adesso possiamo andare anche da questa parte. Ok, ragazzi, scusate per il taglio poco delicato, ma come vi dicevo, ho cercato di arrangiarlo questo terzo episodio col materiale che mi restava dopo il secondo. Spero che vi sia piaciuto. Mi scuso anche per l'illuminazione, ho messo un faretto là sopra, ma evidentemente non fa il suo lavoro. Dovrò prendere appunto un supporto per il faretto e metterlo magari da questa parte, perché però l'ho attaccato all'armadio. Lo sapete, per ora, ragazzi, non ci si può muovere, mi devo arrangiare. Spero di riuscire a formattarlo al più presto e spero di portarvi nuovamente contenuti con frequenza. Spero anche che, come me, avrete la pazienza di attendere che mi riorganizzi al meglio al fine di portarvi nuovamente contenuti con frequenza. Come sempre, spero che vi siate divertiti, vi ringrazio per la compagnia e vi do appuntamento al prossimo video. Saluti da Lone Reaper.